oltre 2.000 gli iscritti e più di 50.000 euro i fondi raccolti alla quarta edizione di The Media Running Challenge, corsa non competitiva su 5-10 km a scopo benefico, promossa dalla Fondazione Coca-Cola HBC Italia, con il patrocinio del Comune di Milano, che si è svolta all'Arena e nelle vie del centro. Un appuntamento con la città nato per uno scopo importante, sostenere la formazione dei volontari del Labio, l'associazione Bambini in Ospedale, che è nata sotto la Madonnina e attiva oggi su tutto il territorio nazionale. Una festa che ha coinvolto anche i bambini, che hanno corso sui 100 metri per la categoria 6-9 anni e sui 200 metri per la categoria 10-12 anni. Una giornata di festa, di solidarietà, soprattutto a favore della Fondazione Labio. Posso sin d'ora dire che l'obiettivo che ci eravamo prefissati è stato raggiunto. Quindi oggi saremo oltre 2.000 e potremo donare a fine giornata oltre 50.000 euro per le iniziative di formazione di Labio. Un grazie veramente a tutti coloro che sono qui oggi, ai bambini, agli organizzatori, ma ai tantissimi atleti che ci faranno compagnia nelle strade di Milano. La formazione è dunque lo scopo principe dell'evento sportivo, perché è indispensabile oggi selezionare e assicurare agli ospedali personale professionale e qualificato. Noi abbiamo bisogno di fare formazione per questi volontari, perché non possono andare improvvisandosi nei reparti, devono sapere cosa fare, devono conoscere gli strumenti, devono acquisire una preparazione e anche, c'è anche una selezione, non tutti sono adatti per fare i volontari, bisogna saperlo fare e quindi questa formazione è un passaggio forte, un passaggio, l'unico costo che ha la nostra associazione, perché per il resto è tutta gratuità. Testimonial della giornata uno sportivo d'eccellenza, Billy Costa Curta, già volontario dell'ospedale Buzzi. Non so se è successo solo a me, ma credo che chi vive a Milano ha avuto il problema di andare in ospedale e io mi sono reso subito conto che all'interno c'erano questi ragazzotti di Labio che si fanno notare per il loro lavoro.